cioè due. Uno è un luogo in cui non lo conosce nessuno, quindi se non lo conoscete non sentitevi in colpa. A Livorno c'era un simpatico anarchico, ubriacone, qui sempre per la meno di prima. Penso che anche lui fosse individualista. Lui aveva il piacere del vino rosso. E ti ha scritto delle cose che secondo me in Italia hanno insegnato a tutti, almeno a quelli che hanno imparato. Ha scritto il ragazzo. Si chiama Piero Ciò. Io ho fatto questo. E pochissimi dischi che ci sono. Io ho un doppio CD della RCA, che non so se esiste più, CD ce l'ho. La prima canzone che c'è in questo CD si intitola Ho tutte le carte. Scusate, Ho tutte le carte in regola per essere un artista. È una canzone che è stata cantata anche da altri, cioè, per esempio un cantante romano, di cui non ricordo il cognome, adesso però un tifoso della Roma, non so, vedete voi. E che naturalmente ha una struttura folle alla pelle, quindi lunghissima intanto, e di questo se permettete so qualcosa, ma non lo voglio raccontare, non voglio annoiarvi. Canzoni devono essere per 3 minuti, 3 minuti e mezzo, non di più. E poi non ha una struttura classica, naturalmente. Ma la cosa più inquietante, più violenta, secondo me, è questa. Immaginatevi lo studio di incisione. Piero che canta questa canzone sconvicchia, bellissima, però secondo i tecnici sconvicchierata, strana, eccetera. Finisce di cantare, finisce di pronunciare l'ultima parola del testo che lui aveva lì davanti. I potenziometri si azzerano. Che non rientrava negli standard. Allora, attenzione, finisco. Qui c'è un imbuto, nel mondo della musica c'è un imbuto. L'entrata è grande, ma poi bisogna passare attraverso un bucchetto molto, molto piccolo. E chi non ce la fa sta fuori, si sta pure meglio, però non è così. Allora, mi sono permesso di dedicare al mio amato Piero Ciampi queste 4 quartine che vi leggo, che si intitolano appunto I musicisti di Ciampi, nel senso che i musicisti non erano proprio quei 4 che suonavano con lui, che volevano sicuramente bene, ma il mondo musicale in cui Ciampi si trovava a lavorare, che sicuramente lo ha cassato, che non è una parolaccia, vuol dire cancellare. Ragazzi, a voi. Una persona
troppo strana e distruttiva. I computer che in testa gli girano pensavano ai turni, ai soldi, ma alla domenica sportiva. E così la senti, la distanza d'emergenza tra quella voce che fa finta di trovarci e quelli dietro che hanno fretta di finire e che non sanno cos'è amarsi, cos'è amarci. E poi li vedi che sembrano figli fellini, uno che ride e ripone lo strumento, e viene lì, con un bicchiere in mano, e sa che avrà da fare ancora, con il vento, lui sa che avrà da fare ancora, con il vento.